Nawel, buongiorno. Allora, la partita di sabato l'avete tenuta molto bene, nonostante siate rimasti in 10 troppo presto. Poi, se vuoi, mi dai anche un giudizio sull'espulsione di Puzzetti. Però diciamo che poi alla fine le occasioni più clamorose le abbiamo avute noi, addirittura per vincerla. Sì, penso che bueno, non è stata una partita facile. Loro sono una buona squadra, lo hanno dimostrato anche contro il Crotone, che è anche una grande squadra. E, penso che la giocata di Puzzetti, no, forse l'arbitro non la può vedere bene per la sua posizione, mi sa. Però, bueno, secondo me non era di espulsione, però sono cose che gli arbitri possono sbagliare, come sbagliamo noi anche in campo, quindi è una cosa che può succedere e siamo consapevoli di questo. E penso che la squadra ha reagito benissimo su questo aspetto, e la difesa anche, perché ci siamo difesi bene come squadra e in ripartenza abbiamo avuto queste opportunità di fare gol che sono stati importanti, quindi penso che abbiamo fatto una partita intelligente. Ecco, l'ultima mezz'ora, quando sei entrato tu, avete fatto la difesa 3, insomma, vedo che vi siete riusciti poi a trovare abbastanza bene. Sì, e loro prima hanno messo Ardemagni, che hanno messo due attaccanti, quindi era anche l'opportunità, e quindi il mister mi ha visto a me, mi ha messo in campo. Penso che abbiamo fatto bene difensivamente e bueno, un altro dato che ho saputo ora, no? Che delle ultime 4 partite abbiamo ricevuto solo un gol, quindi è una cosa importante. E lavoriamo su questo, stiamo lavorando tanto e i frutti si stanno vedendo, però si vedranno anche piano piano. Speriamo di fare il meglio sempre e di continuare a dimostrare questo. Ecco, il mister non so se l'ha detto un po' provocatoriamente per pungolarvi, però ha detto meglio secondo tempo in 10 che il primo tempo in 11. Come dire, nel secondo tempo avete tirato fuori quel qualcosa in più che in alcune partite forse può essere mancato. Sì, forse quando ti trovi in difficoltà è quando più riesci a mettere fuori quello che bisogna mettere, no? E quindi penso che come squadra abbiamo fatto quello. Ho ascoltato anche a Terzi nello spogliatoio dire che non dobbiamo mettere alibi di niente, e quindi la squadra è uscita con questo atteggiamento, senza un alibi di dire no, siamo un uomo in meno, possiamo perdere, no. Siamo entrati con l'atteggiamento giusto e penso che questo è una cosa molto importante per noi, e dobbiamo uscire così tutte le partite, con 11, sia come sia la partita, dobbiamo uscire con questa testa. Quindi dicevi appunto nello spogliatoio vi siete detti questo, te l'ha detto Terzi, cosa vi ha detto anche il mister? No, bueno, io giusto ero io in quel momento che Terzi ha detto questo. E l'ho preso, ho fatto caso su questo, ho preso attenzione su questo, e penso che è una cosa importante da risaltare, da dire. E dopo tutti siamo, è un gruppo che ha testa, un gruppo che ha cuore, quindi queste cose sono importanti da far vedere. Dicevi prima che sottolineavi tu, come hai letto, dei pochi gol subiti in questa fase. Al di là, diciamo, del discorso della preparazione, del lavoro, conta anche il modulo passato a 4-3-3 rispetto al 4-4-2 delle ultime fasi del girone d'andata, o comunque di tutto il girone d'andata? Sì, sono cose che quelli le vede il mister. Il mister vede meglio forse un modulo che l'altro, però secondo me non è tanto il modulo di gioco, se no l'atteggiamento della squadra. E la squadra si sta trovando bene così, e penso che è importante per noi continuare a dimostrare questo atteggiamento. Penso che soprattutto l'atteggiamento è lo più importante. Adesso siete a un punto dai playoff, ma continuate a parlare di piedi per terra, si parla sempre del fatto che comunque non è ancora niente di sicuro, che insomma la squadra si sta riprendendo in crescita. Ci state pensando un po' di più, perché prima nel finale del girone di andata, insomma, lo Spezia era in una posizione ben più bassa.
Sì, no. Ci state pensando, insomma, ai play-off, a pensare alla Serie A di nuovo come facevate a inizio stagione? Ne parliamo come sempre, però vogliamo andare partita a partita, penso che è lo più importante. Dobbiamo dimostrare a noi stessi prima e al nostro pubblico che siamo una squadra forte, che siamo giocatori forti, quindi questo lo dobbiamo dimostrare ogni partita. Quindi parliamo, ma non guardiamo questo come una cosa importante ora, se non ci concentriamo in ogni partita che è quello che dobbiamo fare. Sei un ex del Livorno e comunque dovresti giocare perché comunque c'è Postigo squalificato. Che partita vedi? Comunque ora è capitato la squalifica del tuo compagno. Ci avresti tenuto comunque a giocare. Che partita è? No, sarà una partita importante. Capita giusto questo derby. Per noi in un momento che ci stiamo rialzando anche per loro, no? Loro hanno passato momenti di difficoltà, ora si stanno rialzando, sono una squadra forte e noi dobbiamo concentrarci in fare il meglio, in dare il meglio di noi. Oggi è il Livorno, domani sarà un'altra squadra e noi dobbiamo dare il meglio con tutti. Avremo una partita in casa che dobbiamo rifare e dimostrare di nuovo con il nostro pubblico l'atteggiamento che avevamo dimostrato l'ultima partita in casa e dobbiamo rifare di nuovo questo. E io dicevo, parlavo con alcuni amici miei, sono più spezzino che livornese alla fine, no? Perché ho giocato di più qua mi sono affezionato di questo posto e per me è una partita importante, però per lo Spezia, no? Importante per lo Spezia. Sei pronto anche a qualche folata in avanti sui calci d'angolo per sfruttare il colpo di testa? Sì, però quello è secondario. Prima devo difendere, che è il mio lavoro. Poi ti volevo chiedere una cosa personale relativa alla... Tu dici di essere un atleta di Dio. E dato che sappiamo bene, ma tu lo vedi direttamente all'interno del campo, parliamo degli allenamenti magari, cioè l'espressione di blasfeme durante gli allenamenti da parte dei tuoi compagni nelle varie squadre, non solo nello Spezia, immagino in qualsiasi squadra, come la vivi tu quando gli altri si esprimono in questo modo? Cioè come lo senti? Perché dato che tu sei una persona particolare in questo senso. No, ovviamente mi dà un po' da noia, però penso che ognuno è consapevole delle cose che fa e penso che va, qua in Italia ho capito che è un modo di dire, no? All'inizio non capivo che era in Toscana soprattutto, è un modo di dire, quindi... ho capito così ora che è proprio così, però penso che è un modo sbagliato secondo me, che uno può esprimersi di un'altra forma, anche se uno vuole dire una parolaccia lo può dire su altre persone, no, non su Dio, però io penso che non lo dicono al mio Dio, no? Io penso che lo dicono come una maniera da dire che è sbagliata, però che è così, no? Scusate. Volevo dirti, si sta notando un miglioramento dal punto di vista fisico, credo, importante, no? Il mister dice che c'è ancora da lavorare 2-3 settimane prima di vedervi al 100%. Vorrà dire che tra 3 settimane gli avversari, praticamente arrerete il campo, gli avversari non vi vedranno nemmeno. No, stiamo lavorando fisicamente tanto e bene e quindi si vedono i frutti in campo. Dobbiamo ancora lavorare di più, sappiamo che noi come squadra dobbiamo lavorare, però è tutto una pianificazione che il mister ha per noi e noi stiamo con lui fino alla fine. Ecco, tu avevi già avuto Di Carlo, no? A Livorno.
insomma, il tuo giudizio su questo allenatore, su quello che vi ha dato, diciamo, da quando è arrivato. No, tantissime cose, soprattutto noi nella fase difensiva abbiamo preso di lui tantissime cose. Io l'ho conosciuto a lui a Livorno, ho avuto una buona impressione di lui, ho imparato anche tante cose a livello tattico, a livello difensivo, e penso che è un ottimo allenatore, lavora per il gruppo, lavora un laboratore, e noi siamo una squadra di laboratori anche che abbassiamo la testa e andiamo avanti, e quindi siamo, lui ci guida sul lavoro e noi andiamo fino in fondo. Un'ultima domanda te la volevo fare sul campionato, quelle due là davanti, Crotone e Cagliari, poi Pescara che viene da un pareggio, però insomma si sta avvicinando, potrebbe anche essere difficile che si facciano i playoff proprio per queste tre squadre che stanno andando veloce, tu come la pensi? Spero di no, però sì, vedo il Crotone, Cagliari e Pescara le squadre più forti del campionato. Penso che Pescara, mi piace ancora di più Pescara come squadra, perché ha un gioco molto incisivo in aria e hanno un gioco anche tanto possesso palla, quindi penso che è una squadra che darà ancora di più. E bueno, il campionato è così, non è facile, ci sono queste squadre importanti, però noi andremo fino in fondo a lottare per entrare al playoff. Grazie.